Abdel Beiri, responsabile dell'ente del turismo tunisino per il centro e sud Italia. Ieri grande manifestazione di solidarietà, i capi di Stato, i capi di governo a sfilare lungo le strade di Tunisi per dire no al terrorismo, per testimoniare solidarietà in un momento particolare non solo alla Tunisia ma ad un'intera fascia del Mediterraneo che vive un momento particolare. Qual è la situazione giù in Tunisia e che cosa si prevede per la prossima estate? Prima di tutto buongiorno. Ieri la Tunisia, il mondo era in Tunisia. La Tunisia ha risposto di una maniera civile, come ci ha abituato la sua società civile, di una maniera molto elegante e al di sopra di tutto. Il riconoscimento degli amici capi di Stato e dico adesso di nuovo del ringraziamento anche al Presidente del Consiglio Renzi, che ha visitato la prima volta quando è stato incaricato come Presidente del Consiglio, ha scelto la Tunisia per la sua prima uscita, adesso ha rinnovato una volta l'amicizia vera fra i due popoli, perché la Tunisia è il nord dell'Africa, vuol dire il sud del Mediterraneo, una parte integrante dell'Europa. Quello che tocca a noi tocca l'Europa e per questo fatto sono stati pronti e presenti. Ma la Tunisia sfida qualsiasi cosa. Abbiamo superato la transizione dopo la rivoluzione, l'abbiamo superata con la testa alta, con la schiena dritta, grazie ai giovani e soprattutto alla società civile. Di nuovo abbiamo detto no al terrorismo, perché la Tunisia è un paese di tolleranza, di amicizia e di cultura. Soprattutto quando si tocca la cultura, non c'è religione che può difendere questo fatto. La cultura nostra è millenaria, 3.000 anni di cultura, è un patrimonio che non può mai essere toccato. La Tunisia va avanti, l'abbiamo superato un momento difficile, per noi questo momento non è difficile, ma ormai l'abbiamo superato con il sostegno concreto degli amici della Tunisia. Potrebbe essere anche proprio questo uno dei motivi per cui è stato preso di mira Tunisi, il paese, e magari un simbolo come quello del Museo del Bardo, cioè quello di essere su una frontiera più laica, più aperta, più europea proprio da parte della Tunisia. Ma questi cani sciolti non hanno frontiere, sono cani sciolti, sono terroristi, sono pirati, non hanno nessuna religione, la loro religione sono il denaro, i soldi e il sangue. Se tu non mi dai, io ti uccido. Questo è quello che è successo in Tunisia. E allora con questi cani sciolti la Tunisia non si ferma. Non si ferma e non si ferma. Non si è fermata con tanti anni fa di dittatura e che ha fatto una rivoluzione molto pacifica, senza nessuna bandiera politica. Questa volta, ieri, non c'era nessuna bandiera politica, c'era la bandiera tunisina e basta. Quindi l'antidoto al terrore resta nella bellezza, nella cultura, nel dialogo. Io dico sempre, per vincere deve essere colpito, perché l'ignoranza è cieca, l'ignoranza è un nemico che può essere dappertutto, anche se di casa ignorante è un pericolo. La cultura è la base di tutto.
l'accoglienza, la tolleranza. C'erano nella manifestazione di tre religioni, tre rappresentanti della religione, che sia musulmana, che sia ebraica, che sia cristiana. Questa è la bellezza della Tunisia. La Tunisia ha sempre saputo alzarsi la testa al momento giusto. Buon lavoro. Grazie, vi aspettiamo tutti quanti in Tunisia.